Siamo con il sottosegretario Giuseppe De Cristofaro del MIUR a Job and Orienta 2019, a cui chiedo quanto è importante il ruolo del MIUR come incubatore per i giovani oggigiorno. Beh, ovviamente è importante, lo dimostra proprio una giornata come quella di oggi in cui si discute di ITS, che sono una, secondo me, bella realtà del sistema formativo italiano. Offrono anche una serie di condizioni favorevoli a chi li frequenta e peraltro mettono in campo anche un meccanismo, penso, virtuoso e positivo che consente effettivamente a chi li frequenta di trovare lavoro, il che in un paese come il nostro, purtroppo segnato in particolare negli ultimi anni da una crisi economica profonda, è certamente un elemento di grande importanza. Hanno però anche un limite sul quale invece bisogna lavorare, e questo limite è banalmente il fatto che sono ben poco conosciuti. La stragrande maggioranza degli studenti italiani non sanno cosa sono gli ITS, e invece, siccome si tratta di una cosa che funziona, di una cosa che effettivamente può dare un riscontro positivo al nostro sistema formativo e più in generale al nostro paese, penso che sono molto utili appuntamenti come questi che servono ovviamente a diffondere maggiormente la conoscenza di questi istituti. Può Cosa può fare ancora il MIUR? favorire una campagna di comunicazione, può favorire all'interno delle scuole una diffusione dell'argomento, può fare tantissime cose naturalmente. Come sempre si tratta di volontà, diciamo così. Mi E anche di pare che finanziamenti. E anche di finanziamenti. Mi pare che la volontà ci sia, e mi pare che sui finanziamenti bisogna ovviamente ancora lavorare. Naturalmente noi lo sappiamo bene, ora si vede anche in legge di bilancio. In Italia esiste un problema generale che riguarda purtroppo la poca centralità proprio del tema dell'istruzione pubblica e del sistema formativo, nel dibattito politico nazionale, per cui io su questo condivido molto le cose che dice il ministro Fioramonti e con lui lavoro per far sì che si possa invertire questa tendenza e possa effettivamente nel corso dei mesi e degli anni che verranno effettivamente determinarsi una maggiore centralità non solo politica ma anche di investimenti e di risorse sul sistema formativo italiano. Grazie molto. Grazie.